La metà della ricchezza mondiale nelle mani dell'1% della popolazione. Riuscireste a immaginare che oggi sia possibile una nuova corsa all'oro, una gold rush, proprio come nell'Ottocento? È proprio quello che sta avvenendo in America. Lì oggi si può scavare una buca nel proprio terreno, letteralmente trovare un giacimento di gas. È quello che si chiama shale gas, il cosiddetto gas d'argilla, che sta avendo un impatto impressionante sull'economia di tutta la nazione. Allora andiamo con Marzio Mian e Alessandro Cosmelli in North Dakota, uno stato tra i più poveri d'America, dove la corsa all'oro nero ha raggiunto livelli inaspettati. Nel Far West la ricchezza è tornata a sgorgare dalla terra e si ripete l'implacabile maledizione dell'oro nero. Strade bianche, vento e polvere d'estate, da questa landa dimenticata del Nord Dakota si fuggiva. L'unica esportazione erano i giovani che partivano in cerca di fortuna. Poi è arrivata la Shale Revolution e la storia si è rovesciata. Se gli Stati Uniti lo scorso agosto, per la prima volta dopo 4 decenni, hanno iniziato ad esportare petrolio, è perché in questa prateria del Far West se ne producono 1 milione di barili al giorno. Il greggio e il gas vengono estratti dai bacini nascosti sotto le rocce in profondità e sono ora sfruttabili grazie alla frantumazione idraulica. L'America si avvia verso l'autosufficienza energetica e può addirittura puntare a vendere petrolio e gas all'Europa, che dipende dai rubinetti e dagli umori di Vladimir Putin, grazie a questa sorta di emirato ai confini con il Canada. Il Nord Dakota ha superato l'Alaska e tra 10 anni sarà il nuovo Texas. Fornirà il 20% del fabbisogno nazionale. Si parla di 50.000 pozzi che vanno a pescare il petrolio scendendo anche a 4 chilometri. E poi, per la prima volta nella storia dell'estrazione petrolifera, in orizzontale per altri 2-3 chilometri. Penso che agli Stati Uniti non serviranno più guerre per garantirsi le forniture di petrolio. Ora siamo indipendenti. L'Europa e gli Stati dell'Est dovrebbero fare altrettanto, perché la Russia e Gazprom usano le forniture di energia come arma politica. Lo chiamano il Klondike del XXI secolo, una spietata corsa all'oro nero. Su queste strade gli automobilisti erano così rari che quando si incrociavano si salutavano. Strade attraversate dalle mucche, raramente qualche fuoristrada di turisti sulle spettacolari Badlands. Ora la Route 85 che porta a Williston è la strada più trafficata d'America. Ogni pozzo nel primo anno ha bisogno di 2.000 viaggi di tir. Si calcolano 4 milioni di semi articolati l'anno sulle strade nelle contee a ridosso del Montana. In uno stato di appena 600.000 abitanti, la recessione americana ha riversato qui 150.000 uomini da ogni parte del paese. Uomini, solo uomini. Uomini che lavorano 14 ore al giorno per 20 giorni di fila. Un camionista arriva a guadagnare fino a $40.000 al mese. Alan è arrivato addirittura da Dallas, regno dei petrodollari. Punta al milione di dollari in 2 anni. Quello che posso ottenere qui in 2 anni, in Texas, anche facendo il mio lavoro di tecnico, potrei prenderlo in 25, 30 anni. È un'opportunità. La ricchezza che è lì, devi coglierla. Bisogna fare sacrifici. No, non vivrei mai qui. Ma stare qui mi permette di pagare i debiti, realizzare i miei sogni. Fare soldi è tutto, soprattutto in questo paese. Ogni giorno bisogna fare un sacrificio. Williston 4 anni fa contava 12.000 abitanti. Entro 10 anni se ne prevedono 100.000. Non si trovano maestre, camerieri, cassiere e infermieri, perché nell'oil business si guadagna 10 volte tanto. Arriveranno anche in Europa e in Italia il fracking e le nuove tecnologie per pescare il petrolio e il gas laddove si trova e non si poteva sfruttare prima. L'indipendenza energetica è un obiettivo obbligato per gli stati, specialmente per affrancarsi dai ricatti di altri stati.